Io direi che se il buongiorno si vede dal mattino e quando c'è anche il generatore che rompe i coglioni, si capisce quando arriva sull'89 in pista, perché qualcosa che ha sempre funzionato non funzionerà più. Salve, nonostante le temperature di oggi siano perfette, nonostante non piova da 2 o 3 giorni, quindi l'asfalto non è né ghiacciato né bagnato, catastrofi naturali non sono successe, calamità naturali non sono successe, la guerra al momento non è ancora scoppiata, doveva succedere ancora qualcosa oggi. Dovevamo andare a Rozzano, non dovevamo venire a Borgo Ticino, ma ho mandato la prenotazione venerdì sera per domenica e mi hanno bellamente risposto: adios. Giornata con la mini GP a Borgo Ticino all'insegna di cosa? Dell'allenamento. Finalmente la pista dovrebbe essere aperta tutta, perché se ben vi ricordate l'ultima volta che siamo venuti era talmente tanto ghiacciata che l'avevano chiusa a metà per evitare di ammazzarci a ogni staccata alla 1. Oggi è aperta tutta e noi chiaramente ieri cosa abbiamo fatto? Non abbiamo visto video per vedere il layout e quindi come sempre entriamo alla cieca. Giornata di allenamento lavorando su cosa? Lavorando sui problemi che abbiamo avuto la volta scorsa a Rozzano. Se non avete visto il video ve lo lascio qua in alto a destra, e cioè dare molto più peso, molto più carico all'anteriore stando a centro curva molto più col culo spostato sul serbatoio, quindi con le palle appiccicate al serbatoio, questo per dare molto più carico all'anteriore. Non resta altro quindi che vestirci e andare a vedere a cosa andiamo incontro oggi. Vi ricordate, avevo fatto un video sulla pulizia della catena della mini GP, questo perché? Perché aveva un problema di nodi sulla catena. Come avrete potuto sicuramente vedere dal video, non abbiamo risolto una minchia, e quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo comprato la catena nuova, di qualità superiore, nuova, che andremo a montare proprio ora. Turno veramente, ho sempre voglia di smettere di vivere, mamma mia che schifo, sono veramente inchiodato, sono teso, sono fermo, sembra che peso 112 kg sulla moto, sono lì che mi aggrappo a sti semi manubri, stiamo andando a 60 all'ora, ma che cazzo ti appendi ste? Visto che comunque non è l'asfalto del Mugello e ci sono molti avvallamenti e molte buche, il fatto che io sia teso sulla sella continua a rendere la moto molto nervosa, si muove molto. Perché? Perché sono ingessato sulla moto, cioè non sono morbido, quindi non attutisco questi movimenti ma li amplifico sulla moto, quindi niente, bisogna lavorare. Vediamo di schiacciare ste palle sul serbatoio, perché tendo sempre a mettermi indietro col culo. Credo che sia un istinto di sopravvivenza. Questo perché? Perché stando molto caricato sull'anteriore si vede l'asfalto sempre più vicino. Quindi l'istinto dice: non voglio cacciare la faccia sull'asfalto. E quindi cosa si tende a fare? Si tende ad andare indietro, a spostarsi, ad allontanarsi dall'asfalto. Può essere questo?
assolutamente ringraziare un mio iscritto, Graziano. Si è offerto di lavarmi questa fantasmagorica tuta. Finalmente non sa più di morte. Tra l'altro ha fatto un lavoro stratosferico, perché mi ha anche tolto tutte le macchie di quando ho lanciato la mini GP. L'unica cosa è che bisogna assolutamente capire quanto dura così pulita, perché già oggi sto sudando come un maledetto, quindi... Sediamoci un po', perché è il caso di sedersi e di parlarne. Ci mettiamo qua, così nessuno in teoria dovrebbe romperci le palle. Ci sediamo sul burrone e ci buttiamo giù. Siamo anche contro luce, quindi perfetto. Allora, com'è andata? Secondo e terzo turno meglio, dai, meglio. Secondo turno un po' meno impiccato, terzo turno ancora un po' meno impiccato. Quello che non mi entra in testa molto probabilmente è che questa non è la moto grande, che ogni tipo di spostamento sulla sella bisogna farlo in modo rapido, ma nello stesso tempo bisogna farlo comunque con leggiadria, non violentemente, ma in modo più cauto. Non è semplice. Cosa notavo nei turni prima che non ho più notato ora? Che entravo in curva non con i freni in mano. Quindi cosa succede a questa forcella? Che ha un ritorno molto violento, molto veloce. Quindi cosa succede? Che l'anteriore si scarica tantissimo e mi dà quella sensazione di chiusura e non mi dà assolutamente fiducia. Quindi cosa abbiamo fatto tra il secondo e il terzo turno? Abbiamo dato un po' di precarico al mono dietro. In questo modo qua la moto cosa tende a non fare? Ad allargarsi quando prendi in mano il gas in uscita di curva. Inoltre aiuta in ingresso curva a mantenere la moto un po' più alzata dietro. A maggior ragione quindi, se si tenta di entrare, quindi di fare la seconda fase dell'ingresso curva con i freni in mano, prima di tutto l'anteriore non si scarica e dà molta più fiducia e chiude molto più la traiettoria. Seconda cosa, l'anteriore ha molta più impronta a terra e di conseguenza, avendo più impronta, ha anche più grip. No, l'olio. Perfetto. Una stupidata. Perfetto. Mai una gioia, mai. Cioè, non è che è in qualche curva, no, che questo qua si è cosparso di olio. No, tutto il giro ha fatto. Ha fatto tutto il giro e ha cosparso olio ovunque. Cosa bella è che non è che è successo. Sì, 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 sentiamo, vai. Sì, adesso spegni di. Grazie a lei. Veramente non è che poteva capitare negli ultimi turni o nell'ultimo turno, no, nel turno più caldo della giornata. Terzo e quarto turno fatti. Terzo turno ero praticamente più ingessato del primo. Questo perché? Perché c'era, come avrete potuto sicuramente vedere dalle riprese, c'era la pista invasa dal fil, non invasa perché non è che c'era in tutte le curve, ma ce n'era un bel po' e sinceramente nel buco del sedere non passava neanche uno spaghetto. Quindi quest'ultimo è andata sicuramente molto meglio, molto meglio. Adesso sento la stanchezza, ma la modifica che abbiamo fatto del precarico, ma soprattutto il fatto che
mi sono sforzato a portare il freno fino quasi a centro curva, ha aiutato tantissimo, mi ha svoltato la giornata. Aiuta moltissimo a far voltare la moto e a chiudere la curva, aiuta veramente veramente tanto. Sicuramente c'è un margine veramente altissimo, c'è tantissimo margine e me ne accorgo già in primis io sulla moto, quindi il margine è veramente tanto tanto alto, però sono contento oggi perché ho acquisito fiducia turno dopo turno, soprattutto con questa cosa qua di portare il freno fino a centro curva. Con questa cosa qua mi ha svoltato totalmente la giornata. Asfalto di Borgoticino non è sicuramente quello del Mugello, ci sono tante buche, ci sono tanti avvallamenti che sicuramente per un neofita non aiutano nel feeling con la moto, ma tutta esperienza. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere, se non vi è piaciuto fatemelo sapere come già fate bellamente. Non iscrivetevi come sempre, non seguitemi neanche su Instagram. Ci si vede quando? Ci si vede! Non studi però. A un prossimo video. Salve!